Buonasera a tutti e benvenuti al primo incontro di questa nuova seconda edizione di Una finestra sulla ricerca, un ciclo di seminari abbastanza informali organizzato dagli studenti di biologia della scuola normale di medicina della scuola Sant'Anna. Questa iniziativa è cominciata l'anno scorso grazie a un gruppo di studenti che l'ha promossa e diciamo siamo abbastanza soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto e per questo motivo abbiamo deciso di riproporla quest'anno mantenendo sostanzialmente la stessa modalità che abbiamo visto essere vincente l'anno scorso, quindi incontri di pochi minuti in realtà in modo da dare spazio anche al dibattito e al confronto sulle tematiche che verranno affrontate. Quindi invito i relatori, me per primo, a essere il più concisi possibile per appunto dare la possibilità di fare poi commenti tutti insieme. Inoltre poi personalmente credo che appunto lo spirito sia quello dello scambio, quindi in qualsiasi momento, almeno per quanto mi riguarda, interrompete pure durante l'esposizione in modo che possiamo magari per lì subito risolvere un dubbio e continuare col discorso tutti insieme, ecco, con tutti che sono comunque in grado di seguire, anche perché veniamo da contesti che hanno tante cose in comune, ma hanno anche i propri approcci che sono tipici, quindi quello che magari è scontato per un medico non lo è per un biologo e viceversa. In ogni caso spero insomma, che apprezzerete questa nuova diciamo, mandata di incontri e che insomma, sia un'occasione godibile per tutti. E, do la parola se vuoi aggiungere qualcosa. Sì ragazzi, buonasera a tutti, ovviamente non c'è molto da aggiungere a quello che ha già perfettamente detto Alessio. Io mi presento, sono Giuseppe e sono della scuola Sant'Anna, sto dando diciamo, il cambio a Federico che è stato il mio predecessore che insieme ad Alessio ha organizzato la prima edizione di questi incontri dagli studenti per gli studenti. E quindi oltre a ringraziare lui, insomma, voglio ringraziare tutti voi per la vostra presenza stasera. Voglio ringraziare anche i relatori Samuele, Maria Chiara ed Enrica che si presteranno stasera insomma, ad allietare questi pochi minuti con la loro apertura della finestra, pensando e sperando anche di aprire le nostre menti. E dunque un'unica cosa che volevo precisare, insomma c'è stato un refuso nella stampa delle locandine, insomma una piccola nota di differenza che possiamo registrare rispetto al passato riguarda il patrocinio di questo evento, che per quanto riguarda il forum degli allievi della normale si è mantenuto e dunque ringrazio il forum anche per aver organizzato l'evento Facebook per questa volta. Tuttavia vi segnalo un cambio di patrocinio per quanto riguarda il versante Sant'Anna, in quanto non è più l'associazione degli allievi che patrocina una finestra sulla ricerca, ma è direttamente la classe di scienze sperimentali. E dunque, insomma, questo significa che una finestra sulla ricerca è un'iniziativa che piace, è un'iniziativa che si inserisce anche sulla strada della Federazione Sant'Anna Normale, di cui voi avete sicuramente sentito parlare. E dunque, che dire, io penso, spero che anche voi lo pensiate, che questa sia un'iniziativa molto importante, che tuttavia è organizzata dal basso. Dunque, significa che noi non siamo dei soggetti passivi del procedimento della conoscenza, non siamo delle semplici spugne, ma vuol dire che siamo anche dei soggetti in grado di generare conoscenza, di rielaborarla e di inserire un valore aggiunto. Quindi che dire, adesso lascio la parola ad Alessio con il suo interessante intervento sulla neurogenesi in età adulta e buon ascolto. Ok, allora cominciamo appunto come diceva Giuseppe, stasera parlerò di alcuni aspetti riguardanti la neurogenesi adulta. In particolare di alcuni aspetti da un punto di vista funzionale che possono avere una rilevanza anche per una futura sicuramente applicazione clinica. Cominciamo innanzitutto a introdurre il problema, la neurogenesi adulta. Come sappiamo i neuroni non vengono generati nell'adulto se non in rare e
ben localizzate nicchie, che sono il giro dentato dell'ippocampo e la parete laterale dei ventricoli. In particolare per quanto riguarda quest'ultima nicchia, nei roditori i progenitori migrano attraverso un flusso migratorio verso il bulbo olfattivo, mentre nei primati, compreso l'uomo, questa neurogenesi sembra più associata a una migrazione verso lo striato e quindi coinvolta comunque nei task motori, anche se questa visione recentemente è stata in qualche modo messa al vaglio, quindi necessita di ulteriori precisazioni. Tuttavia stasera ci occuperemo principalmente, esclusivamente, della neurogenesi ippocampale. Brevemente, questo è un'immunofluorescenza della formazione ippocampale e in particolare vediamo il giro dentato che costituisce questa zona, che presenta due blade, una superiore e una inferiore, che contengono neuroni di tipo eccitatorio, che ricevono input dalla corteccia, in particolare dalla corteccia entorinale, mentre la zona chiamata ILO, fra queste due blades, contiene principalmente interneuroni inibitori. Questi, i neuroni dei due blades, proiettano verso questa zona, che corrisponde al CA3 dell'ippocampo. Come possiamo vedere, il processo di neurogenesi è ben caratterizzato in alcuni suoi aspetti, soprattutto appunto per quanto riguarda la formazione e poi la maturazione dei neuroni. Si parte da progenitori che sono del tipo molto simili per certi aspetti alla glia radiale che si trova nello sviluppo embrionale. Dopodiché si procede attraverso successivi step alla maturazione sia morfologica che funzionale, che in tutto dura circa 8 settimane e termina sostanzialmente con la generazione di neuroni che sono indistinguibili da quelli da tutti gli altri presenti nel giro dentato. In particolare, oltre alla maturazione morfologica che è evidente, abbiamo anche una maturazione fisiologica. In particolare questi neuroni sono più suscettibili a un potenziamento a lungo termine rispetto alla loro controparte già adulta. Per quanto riguarda la funzione, il ruolo di questa neurogenesi adulta nell'ippocampo, ancora tanto deve essere studiato. Quello che si sa è che il processo va inteso non tanto come un normale turnover che può caratterizzare ad esempio altri tessuti come gli epiteli, ma piuttosto inquadrato nel panorama più ampio della plasticità sinaptica. E in particolare la neurogenesi ippocampale è stata associata sia a fenomeni di in qualche modo risoluzione di memorie simili, in parte sovrapposte e contrastanti, e anche però non alla formazione di nuove memorie, bensì alla dimenticanza in qualche modo. Inoltre, chiaramente, tutti questi studi sono guidati anche dal fatto che difetti nella neurogenesi adulta sono implicati in diverse malattie anche di tipo neuropsichiatrico. Come possiamo vedere questo ormai è un must, dalla ricerca di PubMed vediamo che dagli anni 2000 c'è stato un decollo per quanto riguarda il numero di pubblicazioni sull'argomento, fino ad arrivare più o meno a un 700 pubblicazioni l'anno. Il processo di neurogenesi adulta è molto importante perché costituisce un modello, ad esempio, per studiare lo sviluppo embrionale, in quanto molte caratteristiche sono simili. Ad esempio, osserviamo uno switch nel ruolo del GABA e anche appunto una sorta di periodo critico. Quindi in qualche modo può essere visto come una finestra sul passato. Inoltre è molto influenzata dall'ambiente, pertanto costituisce un modello che si può studiare per questa interazione, quindi fra l'ambiente esterno e il sistema nervoso. È anche un modello di integrazione in un network preesistente, che può essere visto come uno studio propedeutico poi per eventuali approcci di tipo che appartengono al campo della medicina rigenerativa. E infine potenziare questo processo può essere anche considerato una sorta di opzione terapeutica. Vedremo qual è la base di questa osservazione. Entrando più nel merito dell'articolo che ho intenzione di presentare stasera, sostanzialmente vengono poste due fondamentali domande.
essendo appunto un problema di integrazione, viene chiesto se esistono dei meccanismi di competizione fra i neuroni preesistenti e quelli che si vanno a inserire in seguito a, appunto alla generazione di questi nuovi neuroni. E inoltre se è possibile influenzare, promuovere la neurogenesi adulta e eventualmente andarne a studiare gli effetti sulla, soprattutto sulla, sulla memoria e nei task in generale coinvolti nella funzionalità del giro dentato. Per studiare la competizione innanzitutto si è pensato di andare in qualche modo a interferire con, la, con le sinapsi preesistenti dei neuroni, quindi che già sono nel network del, del giro dentato, e questo è stato fatto per via genetica, in particolare promuovendo l'espressione, l'overespressione inducibile da un punto di vista chimico con il sistema classico TETON, quindi sostanzialmente fornendo un analogo della, della, della tetraciclina, promuovere l'espressione di KLF9, che è un regolatore negativo del, della formazione di spine dendritiche. Come possiamo vedere da, da questa immunofluorescenza, il trattamento, che è indicato con 9-TBD, è evidente come il numero, la densità di spine dendritiche diminuisca. Inoltre il processo è reversibile, infatti in seguito alla sospensione del, della somministrazione della tetraciclina si ha un recupero, e qui possiamo vedere la, la quantificazione. Si osserva anche un, una certa diminuzione nella densità di spine anche in altre aree, ad esempio nel, nel CA1, tuttavia è di meno rilevante, diciamo. Non c'è però un effetto solo morfologico dell'overespressione di KLF9, ma anche funzionale. Infatti, andando a studiare la, diciamo, l'attivazione dei neuroni con, andando a vedere l'espressione in particolare di un gene collegato all'attività neuronale, ovvero CIFOS, si vede come nel trattamento si hanno livelli più bassi, quindi non solo una inibizione da un punto di vista strutturale, ma anche funzionale. In seguito quindi si è andati a vedere se questo avesse delle ripercussioni sulla neurogenesi adulta, e effettivamente questo è il caso. Infatti, come possiamo osservare da questa immunoistochimica, in seguito al trattamento si ha un fortissimo potenziamento nel segnale di double cortin indicato con DCX, che è un marcatore precoce di questi neuroni neogenerati, che però viene perso anche in questo caso in seguito alla sospensione del trattamento. Qui possiamo vedere la quantificazione e possiamo notare anche come in questo grafico questi neuroni non solo vengono generati ma anche sopravvivono a lungo termine, e c'è anche una maggiore espressione di marker in generale associati con questi progenitori neurali. A conferma di ciò possiamo vedere una correlazione con coefficiente negativo fra la densità di spine che viene a essere diminuita col trattamento e la formazione di nuovi neuroni, quindi a confermare ulteriormente questa, questa visione. Non solo però viene potenziata l'integrazione e la sopravvivenza dei precursori, ma anche l'attività delle staminali neurali, che diciamo, vengono evidenziate con la combinazione di questi due marker, Nestin e MCM2, e effettivamente si può vedere come nel trattato il numero di, questi, di queste cellule, che sono quelle simili alla glia radiale dello sviluppo, si ha col trattamento, e qui possiamo vedere la, la quantificazione. In seguito, chiaramente, quindi dopo aver appurato un effetto con tecniche sostanzialmente anatomiche, si è passati al versante più comportamentale. Per questioni di tempo salterò questi esperimenti e passerò direttamente al, al contextual fear conditioning, che sostanzialmente consiste nel mettere l'animale nel, in un contesto spaziale preciso e fornire un, uno stimolo nocivo, in questo caso uno shock, un piccolo shock elettrico. Pertanto poi il, l'animale imparerà a associare, tramite un meccanismo di condizionamento semplice, imparerà quindi ad avere paura e manifesta la sua paura sostanzialmente con il freezing, quindi immobilizzandosi. Questo è un po' il readout funzionale dell'esperimento. E si vede in questo grafico come
a 4 giorni e a 18 non c'è problema né nel distinguere un contesto completamente diverso come quello sci, che effettivamente è indicato in maniera diversa, ma anche il contesto B, che è simile ma non uguale, viene comunque distinto sia nel controllo che nel trattato, e questo sia a 4 giorni che a 18, ma non a 32, in cui solo il trattato riesce ancora a distinguere i due contesti. Quindi vediamo un aumento della precisione di questa memoria, ma anche un aumento della forza, in quanto è significativo anche la quantità di freezing, in qualche modo, che si ha rispetto al non trattato. Quindi in qualche modo questa memoria appare più precisa e più forte. L'effetto viene revertito somministrando una sostanza alchilante che quindi in qualche modo distrugge le cellule precorritrici neuronali. Pertanto a 32 giorni si nota che non c'è differenza fra controllo e trattato. Questi esperimenti sono stati fatti in topi, diciamo, adulti. Quello che è interessante però è vedere se lo stesso vale nei topi invecchiati, quindi o a 11 o a 17 mesi. Pertanto hanno ripetuto sostanzialmente gli stessi esperimenti e sono andati a vedere quindi da un punto di vista morfologico che effettivamente ci fosse un potenziamento, e questo è il caso, sia in termini di espressione di double cording, quindi di neuroni, che l'attivazione delle cellule neurali staminali, anche questa è presente. E quello che è interessante notare da questo grafico è che sia a 11 mesi che a 17 mesi si raggiunge un livello di, questo è il livello di double cording, paragonabile a topi che sono molto più giovani. È stato poi ripetuto l'esperimento di fear conditioning e diciamo in questo caso i risultati sono più chiari. Infatti, mentre i topi sia a 11 che a 17 mesi non trattati sono in grado di distinguere il contesto diverso C, non sono in grado di distinguere invece quello simile, riescono in questo task i topi trattati, quindi che hanno una coorte espansa di nuove cellule nel giro dentato. E in particolare per gli 11 mesi questo effetto si vede fino a 32 giorni, invece nei 17 mesi solo fino a 18 giorni. Dopodiché chiaramente si è passati, quindi come possiamo spiegarci questo? In particolare il modello, l'ipotesi di lavoro che viene seguita per spiegare come due contesti simili ma distinti possono essere diversi è in termini di rappresentazione da parte di popolazioni neuronali che siano il meno sovrapposte possibile, quindi due popolazioni neuronali non sovrapposte saranno in grado di distinguere effettivamente due contesti, anche se simili, ma comunque con alcune cose diverse. E per verificare ciò è stato usato un approccio di catfish. Quindi il protocollo generale prevede di esporre per 5 minuti al primo ambiente, dopodiché far passare 25 minuti e successivamente per altri 5 minuti a un ambiente diverso. Pertanto i neuroni che si attivano nel primo contesto fanno in tempo a esprimere il gene associato all'attività, ancora è CFOS, a esprimerlo e anche a trasportarlo nel citosol. Quindi vedremo il segnale di CFOS nel citosol, mentre i neuroni che si attivano nel secondo contesto faranno solo in tempo a trascriverlo e quindi il segnale rimarrà all'interno del nucleo. Quindi in questo modo è possibile distinguere neuroni che si attivano nell'uno, nell'altro o in entrambi, o in nessuno dei due chiaramente. Qui possiamo vedere come appare, quindi facendo semplicemente un counter staining col DAPI. Hanno provato tre diciamo diverse combinazioni, hanno fatto il solito fear conditioning nel contesto A, e dopodiché questo tipo di esperimento è stato fatto usando in entrambi i casi il contesto A, oppure usando il contesto A e in seguito il contesto simile B e viceversa, oppure il contesto A è un contesto completamente diverso C, o viceversa. Quello che hanno notato è molto interessante, infatti, mentre nel caso della condizione AA, quindi lo stesso contesto, l'overlap è grande. Infatti lo stesso ambiente deve essere codificato in qualche modo dagli stessi neuroni, mentre si ha un basso grado di overlap nel caso di ambienti completamente diversi, quindi A e C. Quello che è interessante però è per i contesti simili, infatti nel non trattato l'overlap rimane grande. Non fatemi ingannare perché qui
è in scala che va di 20 in 20 e qui di 10 in 10. Comunque in entrambi i casi il non trattato presenta qui nella parte dorsale poco meno del 20% in entrambi i casi, quindi sono paragonabili. Mentre il trattato mostra chiaramente una diminuzione di sovrapposizione, quindi questo conferma che effettivamente questi topi sono in grado di distinguere meglio i due contesti. E questo è spiegato, come si può vedere, dai conteggi poi espliciti, in particolare ci soffermiamo sui dati quelli cerchiati, si vede che nei trattati si ha una discreta attivazione nell'esposizione al primo contesto e un'attivazione molto più bassa nel secondo. Questo è usato dagli autori per confermare un modello che già avevano proposto in un articolo l'anno precedente, che cercherò in breve di spiegarvi. Sostanzialmente nel quadro di neurogenesi potenziata, quello che succede è con l'esposizione a un determinato ambiente vengono attivati anche neuroni neogenerati che eserciteranno un feedback negativo su quelli già esistenti. Questo cosa consente sostanzialmente di rendere la codifica di questo ambiente più sparsa e attribuibile a un minor numero di neuroni. Dopodiché, con meccanismi di tipo di rifinimento di tipo hebbiano, si ha un consolidamento di questa memoria, che quindi però risulterà piuttosto sparsa. Quando viene presentato il secondo contesto, che è simile, chiaramente risponderanno ancora i neuroni che codificano per i tratti che sono in comune fra i due ambienti. Tuttavia, ancora interverranno i neuroni neogenerati, che esercitando un feedback anche stavolta aumenteranno questa sparseness. E quindi qual è il succo, il clou del discorso? È che la probabilità che un neurone che prima aveva codificato per un determinato particolare del contesto, diciamo A, a questo punto si riattivi per codificare un aspetto che è simile nel secondo contesto è bassa, proprio per via di questo feedback inibitorio. Quindi questo è il modello che loro usano per spiegare le osservazioni. E tutto questo è molto promettente, tuttavia non viene analizzato quello che potrebbe essere un lato oscuro di questo approccio di tentare di ringiovanire il giro dentato, ovvero i risultati di questo lavoro, pubblicato nel 2014, suggeriscono che la neurogenesi ippocampale sia implicata in fenomeni di dimenticanza. Quindi, senza entrare nei dettagli, anche in questo caso viene fatto un protocollo di fear conditioning, ma non dopo aver potenziato la neurogenesi adulta, ma prima. Quindi prima viene condizionato l'animale, e la neurogenesi adulta viene in questo caso aumentata semplicemente mettendo una running wheel nella gabbia dell'animale. Quindi vediamo qui, sempre col solito segnale di double corting, che con la running wheel nella gabbia la neurogenesi adulta sale considerevolmente. E quello che è sorprendente è che il comportamento di freezing diminuisce, quindi è come se effettivamente questi topi si fossero dimenticati di questo semplice condizionamento. E questo entra nel quadro generale in un concetto che ormai è ben noto da circa 30 anni, ovvero il dilemma della plasticità e stabilità. Quindi ogni qualvolta che iniettiamo in qualche modo plasticità in un sistema, lo facciamo ma a scapito della stabilità delle memorie già consolidate. D'altra parte, un sistema che però è troppo stabile chiaramente non consente il possibile immagazzinamento di nuove memorie. Quindi per concludere brevemente, abbiamo visto che questo lavoro presenta alcune, puntualizza il ruolo della competizione che c'è fra le cellule preesistenti e quelle neurogenerate nel contesto della neurogenesi ippocampale promuovere la neurogenesi ippocampale sostanzialmente porti a un rimappamento globale all'interno del giro dentato. E infine, com'è possibile con questo approccio di potenziare la neurogenesi, quindi ringiovanire l'ippocampo, potenziare e rendere più precisa la memoria?
Tuttavia quello che credo sia estremamente interessante è che con questi approcci è possibile porsi domande e cercare delle risposte a quesiti di ampio respiro, proprio come vi citavo prima nel contesto del dilemma fra plasticità e stabilità e come questo compromesso in qualche modo influenza poi la fisiologia del sistema nervoso centrale. Questo è tutto, a parte il joke, anzi sono ben felice di rispondere a qualsiasi dubbio e domanda. Spero che vi sia piaciuto. Se ci sono domande, possiamo sfruttare Alessio, che conosce benissimo questi aspetti di neurogenesi, per chiarire eventuali dubbi o puntualizzazioni. Vai. Alessio, scusa, una cosa molto terra terra. Hai parlato di finimento e biano, se ho capito bene. Sì. Cos'è? Allora, torno alla slide magari. Così almeno magari so il supporto visivo è anche più semplice. Ok, allora, concentrandoci qui, ok, vediamo come all'inizio i nuovi neuroni codifichino in realtà per più aspetti del contesto a cui rispondono. Poi in seguito c'è un lavoro di cesellamento in qualche modo per cui questi rispondono infine a un solo elemento. E questo dagli autori è interpretato con meccanismi di tipo ebbiano, ovvero si ha un consolidamento di connessioni che hanno un'attività che è concomitante nel tempo. Quindi, qual è la sinapsi che si rafforza? Quella che presenta una coincidenza fra l'attività del neurone che invia l'impulso e quello poi che risponde. Questo in qualche modo può essere interpretato come un segnale di significanza di quello che sta arrivando, perché se io ricevo un input e poi sparo, vuol dire che in qualche modo lo reputo importante, mentre se quello arriva e io sono completamente indifferente, posso non considerarlo e quindi, tornando poi al contesto del neurone, potenziare o deprimere una determinata sinapsi. Quindi questa è la base di tutti i meccanismi in qualsiasi contesto in generale di rifinimento delle connessioni sinaptiche. Grazie. Qualcun altro ha domande? Prima le signorine. Sì, io avrei una domanda sull'ultima slide che hai fatto vedere, giusto quella prima del non fatemi troppe domande, che è quella, e perché l'esperimento di running è stato fatto sui topi e quindi è un test motorio, sappiamo che effettivamente è atteso un elemento della plasticità. Mi chiedevo, per caso sai dei esperimenti che tengano in considerazione aspetti che potrebbero promuovere la neurogenesi adulta, ma appunto nell'uomo, e che siano in qualche modo correlati a dei task motori? Ok, quindi se ho capito bene la domanda, quindi se c'è un modo di potenziare la neurogenesi anche nell'uomo in questo modo. Allora, diciamo di studi diciamo più in generale nel quadro dell'effetto dell'ambiente sull'uomo ce ne sono chiaramente e il problema è che in generale questi spesso si riferiscono poi al contesto dell'arricchimento ambientale che quindi è più generico, cioè più generale, non prevede solo l'attività motoria. Tuttavia, specificamente riguardo alla neurogenesi adulta, non lo so. Però mi viene da speculare che sia questo il caso. Infatti l'attività motoria è un promotore ad esempio della produzione di neurotrofine
e questo credo sia vero anche nell'uomo. Pertanto, essendo un processo di neurogenesi, anche se non è stato chiarito nel dettaglio quale sia il ruolo delle neurotrofine, però sicuramente saranno coinvolte, quindi è probabile che in qualche modo ci sia una ripercussione anche a questo livello. Poi magari se c'è magari qualcuno più esperto di questi studi nell'uomo, ben venga, cioè, nel senso non devo rispondere per forza io, se qualcuno magari sa... Io posso solo aggiungere che ci sono alcune classi di antidepressivi che hanno una, cioè hanno avuto una dimostrazione, però credo ancora sperimentale, nell'animale di induzione di una neurogenesi da neurotrofine tipo brain derived, neurotrophic factor, però di più non saprei dire. Ultima domandina. Mi chiedevo, non sono un esperto, perciò probabilmente non c'entra, ma mi chiedevo, il running come meccanismo di induzione della neurogenesi è un sistema solido per verificarne gli effetti? Voglio dire, mettendo una rotellina che gira facendo correre il topino, cioè gli dai un sacco di altri fattori, che non è selettivo come quello di prima, per te è solido? Cioè se l'hai messo immagino di sì, però c'è È molto strano, perché infatti uno, la prima domanda che... cioè che si può porre, ma è possibile che una cosa che sembra così peculiare, no? Nel senso sto solo promuovendo il correre. Allora, innanzitutto non bisogna sottovalutare questo aspetto, perché veramente mettendo semplicemente una running wheel nella gabbia, i topi corrono chilometri. Quindi proprio sono entusiasti da questa, cioè di questo giochino. E questo comunque è stato studiato che fra i vari fattori che possono promuovere la produzione, ad esempio, di fattori neurotrofici, anche di GF1, c'è anche l'attività motoria. Chiaramente è meno controllata, però d'altra parte è anche un intervento di tipo comportamentale. Che ha il grande pregio di non essere invasivo. Quindi sono aspetti positivi e negativi di questo. Perfetto, ringraziamo ancora Alessio per la bellissima presentazione. E lasciamo la parola a Enrica, che ci parlerà della, diciamo, correlazione che si può instaurare tra il microbioma e l'infezione da HIV e il relativo sviluppo della sindrome da immunodeficienza acquisita. Mi sentite? Si spera? Questo è il puntatore. Ah sì, ti metto. E magari cambiamo. Sì. Allora, aspetta. Vai tu. Ok. Ok, allora, inizio con scuse e dichiarazioni di intenti. In primis sono impedita con microfoni e puntatori, quindi abbiate pietà di me. In secondo luogo, qua è partita? Stupenda. In secondo luogo chiedo scusa più in particolare ai medici, che ormai non ne potranno più di sentir parlare di microbioma o microbiota, che dir si voglia. Il mio interesse principale, a dire il vero, è l'HIV, però cercando un po' articoli per questa sera ne ho trovato uno che parlava appunto delle interazioni tra HIV e microbiota. Visto che non si era affrontato questo argomento, ossia cos'è il microbiota in genere, ho pensato che forse potesse essere interessante per chi magari non se lo sente ripetere ogni giorno a lezione, come noi. Allora, cos'è il microbiota per chi... eventualmente non lo conoscesse? Noi parliamo di microbiota come di tutto l'insieme di specie batteriche, virali, fungine che vivono nel nostro corpo. In particolare i microbioti più studiati sono quelli che si trovano a livello della nostra cute, ma soprattutto quelli che si trovano a livello del nostro tratto gastroenterico. Si parla di microbiota intestinale, ma sarebbe più corretto dire una serie di microbioti intestinali, perché abbiamo enormi varietà, enormi diversità tra le varie specie batteriche che convivono o a livello proprio della parete intestinale, oppure nel lume intestinale, ma anche soprattutto a livello di vari tratti nell'intestino. Proprio in ragione del fatto che esistono grandi differenze per quanto riguarda il pH, per quanto riguarda la presenza di acidi e sali biliari, per quanto riguarda anche la disponibilità stessa di ossigeno a livello dei diversi tratti nell'intestino tenue e dell'intestino grasso. Per le sue caratteristiche, l'intestino grasso è quello che contiene la maggior quantità di microbi, la maggior varietà di microbi, proprio perché
anche perché in questo tratto abbiamo un passaggio più lento dei vari nutrienti e quindi è di questo tratto dell'intestino che di solito si parla quando parliamo di microbiota intestinale. Quindi è una precisazione che può tornare utile per i non addetti ai lavori. E questa è una delle varie possibilità di distribuire il microbiota intestinale. Si potrebbe anche parlare del fatto che esistono tanti diversi microbioti intestinali in relazione alla dieta che si fa. A partire da piccoli cambiamenti nella dieta possono indurre una variazione nelle varie specie che sono presenti a livello dell'intestino, variazioni molto rapide, si parlano di 3 giorni per cambiare il profilo dei batteri presenti in seguito a un cambiamento nella dieta, ma anche variazioni, anche caratteristiche più a lungo termine, nel senso che proprio le proprie caratteristiche di vita, lo stile di vita, fattori socio-economici, ma anche la provenienza geografica influiscono sulla dieta e quindi possono avere delle influenze anche sulle caratteristiche del microbiota. In alcuni studi abbastanza grandi che hanno messo a confronto popolazioni africane e popolazioni europee si è evidenziato come una dieta ricca in proteine sia correlata a una maggiore abbondanza di un certo tipo di batteri contro una dieta ricca di fibre, correlata alla presenza di altri batteri, il tipo Prevotella in genere. E differenza nella dieta, così un inciso a parte, anche in relazione al periodo della vita, perché abbiamo una dieta diversa ovviamente dalla nascita allo svezzamento nell'età adulta e si sono viste anche delle differenze nei microbioti nel microbiota degli anziani, anche se non è ben chiaro quanto siano correlate a variazioni nella dieta di un anziano o quanto siano correlate piuttosto ad altri fattori. Ok, detto questo, cosa ci fanno tutti questi microbioti diversi che abbiamo visto essere in diversi parte del nostro intestino, in diversi momenti della nostra vita, in diverse persone a questo punto. Diverse cose. Sostanzialmente loro ricevono tutti i vari nutrienti che non sono ancora stati digeriti nel nostro stomaco, nella prima parte dell'intestino, e li utilizzano per i loro fini, ma non solo. Infatti si instaurano dei complessi meccanismi che non sono ancora stati perfettamente elucidati, secondo cui alcuni batteri cominceranno a digerire alcune delle sostanze nutrienti che non sono state digerite dall'ospite, ossia noi, e li forniranno ad altri batteri che li trasformeranno a loro volta, poi ogni tanto noi decidiamo va bene, prendiamone un po' anche noi perché ci fa comodo, altre volte li lasciamo e resteranno come feci. Quello che vi posso dire a grandi linee è che la maggior parte di sostanze nutrienti non digerite che interessano ai batteri sono soprattutto carboidrati e fibre che vengono ridotti ad acidi grassi a catena corta. In particolare il butirrato, che viene utilizzato sia come substrato energetico da parte delle cellule epiteliali dell'intestino, ma anche un'altra serie di funzioni, a partire da regolazione del senso della fame, attraverso la regolazione della secrezione di ormoni a livello intestinale, ma non solo, ma anche se visto una sua probabile funzione antinfiammatoria e anticancerogena, su cui se qualcuno vorrà parlare sarò molto contenta perché è stata una cosa nuova anche per me, inizialmente. E che cos'altro fai? Ok, è questo. Poi altri acidi grassi a catena corta sono per esempio l'acetato, che viene riutilizzato a livello sistemico come substrato energetico. Un'altra funzione importante per quanto riguarda il metabolismo di questi batteri riguarda il metabolismo degli xenobiotici, quindi hanno un ruolo nel reuptake di farmaci che magari erano stati eliminati dal fegato attraverso la bile, che quindi in questo modo rientrano in circolo e per così dire allungano quella che viene considerata l'emivita del farmaco. Quindi possono essere considerati anche in relazione alla terapia farmacologica. Appunto per questa complessa serie di interazioni che ha con il nostro intestino e con i nutrienti che vi passano attraverso, sono coinvolti in una serie di funzioni a livello sistemico. Abbiamo parlato di substrati energetici che possono essere presenti sia come normale uptake di substrati energetici da parte dell'intestino, ma possono anche dare problemi d'altra parte a livello patologico quando si parla invece di patologie metaboliche, come si può parlare di patologia per quanto riguarda l'obesità, comunque l'obesità, tutte le varie patologie correlate. E qua avevo insieme alle sindrome metaboliche si è parlato anche dell'aterosclerosi come problemi sempre collegato a sindrome metaboliche che spesso portano a sindrome cardiovascolari, ma anche per quanto riguarda infiammazione che può provenire proprio dall'intestino e favorire la formazione di placche, o anche per quanto riguarda proprio produzione di determinate molecole a partire da batteri che possono sempre favorire questa infiammazione. Poi in generale, oltre a sindrome metaboliche, del microbiota si parla più o meno per qualsiasi cosa sostanzialmente, perché se ne è parlato come di fattori causativi in sindromi a livello intestinale come l'IBD, quindi sindromi infiammatori intestinali, ma anche come sindromi
autoimmuni e addirittura in certe forme di cancro del tratto gastroenterico. E qui rientra il butirato, che a quanto pare è la magica molecola contro il cancro, e se cala la sua produzione avremo maggiore incidenza di cancro a livello del colon. E a quanto pare, io non l'avrei mai detto, hanno un ruolo anche nell'HIV. Questo ruolo si esplica soprattutto nel fatto, per quanto riguarda il fatto che a livello intestinale abbiamo una enorme popolazione di linfociti CD4, quindi soprattutto linfociti T helper, che normalmente interagiscono con il microbiota intestinale sviluppando dei livelli di tolleranza, ossia noi normalmente saremmo fatti in modo da combattere l'infezione da parte di batteri e da virus, però a livello intestinale si crea un ambiente particolare per cui noi tolleriamo la loro presenza e anzi li utilizziamo a nostro favore. Questo meccanismo molto delicato sembra però essere alterato in qualche modo a livello di HIV, ed è alterato sia per quanto riguarda la componente del microbiota, sia per quanto riguarda la risposta dei linfociti. Ora, brevemente, quello che ho trovato io sono state soprattutto informazioni contrastanti e non molto chiare, anche perché non si sa molto. Vuol dire, partiamo già da una situazione estremamente eterogenea di quello che può essere il microbiota nella salute, figurarsi cosa succede in HIV e cosa succede nei vari livelli. Quello che sappiamo è che abbiamo delle alterazioni nella comunità microbica con variazioni nelle diverse popolazioni, anche se qua comunque i risultati non sono molto chiari. Quello che si è visto soprattutto è che aumenta i livelli di proteobatteria, che è un batterio che viene considerato un patobionte. In condizioni normali non dà problemi, in determinate condizioni, come appunto può essere l'immunosoppressione in HIV, può essere dannoso. E soprattutto questi proteobatteri non si ritrovano più solamente nell'intestino, ma migrano nei linfonodi e nel fegato. Quindi riescono in qualche modo a superare la barriera epiteliale che si trova nell'intestino e andare a causare problemi a livello sistemico. E parallelamente avremo anche delle alterazioni a livello dell'ospite vero e proprio, in primo luogo a livello della popolazione di linfociti residenti nell'intestino, che sono i linfociti helper, che di solito dovrebbero appunto regolare la risposta immunitaria. In questo caso vediamo che il loro numero cala drasticamente proprio dovuto all'infezione da HIV, e allo stesso tempo a livello sistemico, quindi non solo a livello intestinale, avremo un aumento dei marker di infiammazione e di attivazione dei monociti. Queste informazioni vengono interpretate dando un unico quadro, nel senso che il primo agente eziologico è proprio il virus dell'HIV, che causa una deplezione di questi linfociti CD4 TL, che a questo punto non sono più in grado di mantenere le condizioni che si erano tenute fino ad allora nell'intestino, quindi non sono più in grado di regolare l'equilibrio che c'è tra microbi e tra ospite. I microbi sono quindi lasciati liberi di proliferare e addirittura di sorpassare la barriera intestinale. A questo riguardo ci sono alcuni studi interessanti che parlano dell'interleuchina 22 come di un fattore fondamentale per la proliferazione delle cellule staminali epiteliali nell'intestino e quindi per assicurare una barriera epiteliale adeguata e quindi prevenire questa traslocazione dei microbi. Detto questo, i microbi sono lasciati liberi di sorpassare la barriera, di andare in circolo, di fare più o meno quello che vogliono e di causare a loro volta un'accentuata infiammazione. Infiammazione che contribuisce, insieme alle varie cose, a peggiorare il quadro clinico correlato all'HIV. Cosa si può fare al riguardo? Molto poco, ma in generale si può fare poco per quanto riguarda il microbiota. Considerate che al momento l'unica cosa per cui viene, poi correggetemi, quello che so io, le ultime cose, l'unica cosa per cui lo si utilizza è per curare l'infezione da Clostridium difficilis, tutto il resto sono ancora trial clinici e ancora in fase di sperimentazione. Ci sono dei trial clinici anche per quanto riguarda il cercare di ripristinare una barriera epiteliale in HIV, in particolare o con probiotici per favorire il riequilibrio della popolazione microbiotica nella popolazione batterica residente, sia con proprio la somministrazione diretta di batteri, però ancora non sappiamo nulla, c'è molto da dire. E con questo grazie mille. Enrica, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa o chiedere l'immunologo? Grazie Enrica per averci dato questa prospettiva su cosa succede ai microbi dopo l'infezione da HIV, ma
Sai per caso, hai trovato referenze riguardo al possibile ruolo protettivo oppure possibile fattore di rischio che può essere correlato a differenti profili microbiomici in pazienti che sono a rischio di contrarre l'HIV? Cioè, sto pensando ad esempio delle popolazioni di pazienti a rischio in cui la porta d'ingresso proprio di HIV potrebbe essere il distretto colico, comunque il distretto intestinale. La prima cosa che mi verrebbe da pensare, magari c'è un pattern microbiomico che protegge questi pazienti. Non so, tu hai trovato dei riferimenti a riguardo oppure sto solo discettando troppo io? Si trova qualcosa per quanto riguarda possibili pattern che aumentano il rischio per HIV, perché si parla di alcuni batteri che favoriscono l'espressione del recettore CCR5 nei linfociti T helper, che a sua volta favorisce l'infezione da parte di HIV. Si parla soprattutto di batteri gram negativi, in senso molto generico. Il problema con questi studi, così dire, pregressi, che partono prima dell'infezione da HIV, è che non ce ne sono molti, tutto perché normalmente non si hanno studi prima di infezione da HIV, tutto quello che abbiamo è sul post-infezione. C'è questo che parla come di un possibile fattore di rischio. E su fattori protettivi non si è visto nulla finora, mi dispiace. Almeno non che io sappia. Poi spero sempre qualcuno che mi corregga. Sì, anch'io avevo sentito di questa cosa che hai accennato, che comunque la presenza di una flora a livello soprattutto rettale o colico distale differente può causare differenti stati di infiammazioni parafisiologiche e quindi richiamare popolazioni o linfocitarie o macrofagiche che permettono, cioè facilitano o ostacolano l'infezione da ceppi di HIV differente o l'X4 o l'R5, che in questo caso, non so se i biologi hanno confidenza con, comunque esistono diversi ceppi di HIV che possono essere più o meno selettivi per diciamo il corecettore CCR5, Giuseppe, e i corecettori CCR5 e CCR4, CCR5, che è presente sui macrofagi, e il CXCR4 che è sui linfociti, quindi un differente substrato a livello della porta d'ingresso di HIV, che appunto può essere con rapporti sessuali di tipo genito-anale, può essere facilitato da un'infiammazione preesistente o al contrario magari essere protetto se il ceppo non è diciamo linfotropico, per esempio se si ha uno stato infiammatorio linfocitario. Se qualcuno vuole chiedere altro. Vai Ale. Non so se hai trovato, però se è stata fatta qualche associazione fra i pattern di batteri diversi e la velocità di progressione della malattia, che cioè dall'infezione poi a sindrome conclamata, che sappiamo essere diversa nei diversi pazienti, appunto. Allora, io ho trovato studi su, poi correggetemi perché so che ci sono persone che ne sanno anche più di me qui. Allora, io ho trovato qualcosa su pattern di batteri diversi in persone HIV positive, in persone che su terapia antiretrovirale e persone che invece non rispondono alla terapia. Non si parla di un pattern unico per cui sono più protetti, meno protetti o per quanto riguarda la durata della fase latente o il periodo in cui ci spiega per arrivare a AIDS, però si parla di una maggiore diversità come di un possibile fattore protettivo che comunque rallenta la progressione della malattia. Quindi in generale si parla di maggiore diversità e di un pattern che possa essere più simile a quello che era normale, quello precedente all'infezione. Se non ci sono altre domande, possiamo ringraziare ancora Enrica per questa bella presentazione. E lasciamo la parola a Maria Claudia che ci parlerà di optogenetica, giusto? Perfetto, a te la parola. Maria Claudia, no, tu hai detto giusto. No, allora, questo è il cosino. Ok. No. Va bene. Ok.
Sì, sono Maria Claudia e oggi vi parlerò di optogenetica nel recupero della vista. Dunque, mi sono stati concessi questi 12 minuti, come li trascorreremo? Parleremo della complessità della retina e dei fotorecettori, della retinite pigmentosa, che è una patologia degenerativa della retina, e infine di approcci optogenetici per il recupero della vista. Allora, il sistema visivo è un sistema complesso, la visione è un meccanismo piuttosto complesso. Quindi per questo sono richiesti 100 milioni di fotorecettori e oltre 30 aree visive. Possiamo immaginare che questo bambino stia guardando un uccello e ne riesce a riconoscere la forma, i colori, la direzione di movimento, e tutto questo è possibile perché appunto ci sono tante aree che ricevono informazioni e le elaborano. Ma la complessità inizia nell'antenna, nella retina. La retina è un tessuto composto da vari strati. Abbiamo cinque popolazioni neurali, neuronali, in cui abbiamo, qui osserviamo i fotorecettori, che si dividono in coni e bastoncelli, che fanno sinapsi con le cellule bipolari, che a loro volta fanno sinapsi con le cellule gangliari, che inviano informazioni al talamo e poi alla corteccia. A mediare queste sinapsi ci sono le cellule orizzontali, qui, e le cellule amacrine. Come ho detto, ci sono due tipi di fotorecettori, i coni, che sono responsabili di una visione ad alta acuità visiva e dei colori, i bastoncelli, che sono responsabili di una visione a bassa acuità visiva e diciamo una visione più scotopica, e poi invece che fanno sinapsi sulle cellule bipolari, che possono essere divise in due grossi tipi: quelle di tipo on, che sono attivate in presenza di luce, e quelle di tipo off, che invece sono inattivate in presenza di buio. Allora, qui vediamo un ingrandimento dei coni e dei bastoncelli. Il cono è quella forma di cono, il bastoncello è quella forma di bastoncino, e queste cellule presentano una struttura che viene chiamata segmento esterno, che è la parte più distale, che è dedicata alla percezione della vista. Presentano queste membrane altamente ripiegate, sulle quali si vanno a inserire le proteine sensibili alla luce, che costituiscono proprio l'antenna per la radiazione luminosa. Come si può osservare, si tratta comunque anche di morfologicamente di una struttura piuttosto complessa, e la presenza di tutte queste membrane, di queste proteine di membrana, eccetera, è possibile grazie a un'attività metabolica molto spinta, appunto, che deve essere sostenuta dalla cellula, grazie appunto all'apparato metabolico della cellula stessa, e grazie anche all'intervento dell'epitelio pigmentato, che è qui in cima, quello grigio, insomma. E quindi questo sistema così complesso e così ben tuned proprio per la percezione della vista fa in modo che non ci sia molto margine di adattamento per il sistema, che non può tollerare minime mutazioni che conducono irrimediabilmente al breakdown dei fotorecettori e infine alla cecità. E queste sono queste patologie sono diverse, sono dovute a svariate mutazioni che possono avvenire sia nei fotorecettori, principalmente i bastoncelli, che nell'epitelio pigmentato. Quindi abbiamo detto nella retinite pigmentosa abbiamo un breakdown dei fotorecettori. Allora, quale potrebbe essere un'idea? Anche se non vado proprio a curare questi fotorecettori, se ho una retina interna, ovvero gli altri strati vitali, posso trasformare loro stessi in fotorecettori. E questo è possibile grazie ai tool optogenetici. Il capostipite dell'optogenetica è Channel Rhodopsin,
questo canale cationico light gated, quindi che si apre in presenza di luce blu. Quindi ho luce blu, questo canale mi si apre e mi permette una depolarizzazione della cellula, che quindi prima non era sensibile alla luce e poi dopo lo diventa. E quindi in questo modo io posso costruire dei fotorecettori sintetici nello substrato vitale della retina interna. Allora, è possibile procedere con vari approcci. C'è l'approccio Panzer, vado a targettare tutto quello che è possibile, quindi e in questo modo principalmente si vanno colpire essenzialmente cellule gangliari e cellule amacrine. Altrimenti si può provare con un approccio più specifico e quindi andare a targettare alcuni tipi cellulari della retina interna. Vedremo un esempio con le cellule bipolari ON. Allora, ogni approccio ha i suoi pro e i suoi contro. Le cose positive dell'approccio Panzer sono che non è necessario modificare il tropismo del vettore virale, quindi semplice. Non c'è bisogno di trovare enhancer promotori specifici, quindi ancora semplice. Tuttavia, il problema è che da una parte si vanno, un'altra cosa positiva è che si vanno a targettare principalmente le cellule gangliari, e queste cellule sopravvivono abbastanza bene durante la patologia, mentre le altre tendono comunque dopo un po' a degenerare, perché ricevono supporto trofico dal talamo. Tuttavia i contro sono che in questo modo, andando a targettare l'ultima stazione proprio della retina, perdo tutte le computazioni che avvengono a livello delle sinapsi precedenti, quindi pathway, perdita di pathway on e off e di altri processamenti retinici. Tuttavia, questo approccio è stato provato e, per esempio, in questo modello di ratto che presenta appunto retinite pigmentosa, l'approccio è stato abbastanza positivo. Per esempio, loro come readout del recupero della vista di questi topi hanno registrato dei VEP e che questi sono quelli nel topo, nel wild type, questi sono quelli invece nel topo con retinite pigmentosa, completamente piatti, e invece questi sono quelli che vengono parzialmente ristorati nel topo trattato. Inoltre hanno anche sfruttato un readout più comportamentale in questo test che permette avere una stima dell'acuità spaziale, che è un test di un tamburo. Il topo viene messo al centro di un tamburo che viene fatto ruotare, il tamburo presenta delle barre trasparenti, e quindi in questo modo che vengono appunto fatte girare, quindi si vede la luce che si sposta man mano, e il topo, se ci vede, tende a muovere il muso in direzione dello spostamento. E come si può vedere, comunque, mentre i topi i topi con i modelli non trattati presentano scarsissima acuità visiva, i ratti presentano una buona acuità visiva, almeno fino a questa velocità del tamburo. Allora, invece, per quanto riguarda gli approcci cellula specifica, diciamo, sono un po' il contrario appunto dei pro e contro dei precedenti. Quindi i pro sono che si può avere una conservazione, cioè sono conservati i processamenti retinici, mentre i contro è che bisogna comunque costruire dei vettori e avere degli enhancer specifici. Infatti in questo lavoro evitano il problema e fanno elettroporazione in vivo, utilizzano un promotore specifico per le cellule bipolari ON, in modo da limitare l'espressione di channel rhodopsin appunto in queste cellule. E quello che si osserva è che vanno a registrare, fanno espianti di retina, vanno a registrare le cellule gangliari e vedono
effettivamente che viene attivato un pattern di firing in queste cellule, nei topi trattati. E comunque si osserva che questo è il wild type, questo è il trattato, comunque c'è un recupero. E si osserva che il pattern di firing sono comunque un po' diversi, questi sono sostenuti mentre questi sono transienti, il che fa pensare che comunque sia mantenuto un certo livello di computazione retinica. Inoltre si osserva anche un'organizzazione in centro-periferia, come avviene effettivamente nelle retine sane, in cui uno spot luminoso di un certo diametro esercita una risposta maggiore rispetto a spot luminosi di diametro maggiore per effetti di inibizione laterale che vengono normalmente esercitati dalle cellule orizzontali. Mentre in questo caso, visto che appunto l'unico contatto sinaptico che c'è è quello tra cellule orizzontali e cellule gangliari, potrebbe essere esercitato da cellule amacrine. Inoltre, anche qui osservano anche come si comportano in task comportamentali, per esempio questi topi vengono messi in un maze in cui c'è una parte che è al buio e una parte che invece è illuminata. I topi, essendo animali notturni, tendono a trascorrere più tempo nella parte al buio, mentre nella parte illuminata iniziano a correre in giro per cercare l'uscita e cercare una parte appunto al buio, e se ci vedono. I topi che... E questi topi che sono essenzialmente sono il modello di retinite pigmentosa non ci vedono e trascorrono lo stesso tempo da una parte e dall'altra, e anche la velocità con cui ci stanno è più o meno la stessa, mentre nelle retine e nei topi che sono stati trattati con channel rhodopsin si osserva che i topi trascorrono più tempo nella parte al buio, questa curva, e però sono più veloci nella parte alla luce, come succede appunto nei topi sani. Un altro readout appunto comportamentale è di nuovo il test del tamburo, e anche qui si ha un certo recupero dell'acuità visiva. Altre strategie che si potrebbe pensare di tentare sono cercare di targettare le cellule bipolari off. Abbiamo visto come si può targettare le on, magari se un giorno, perché il problema principalmente è dovuto a promotori specifici che non sono ancora noti o enhancer specifici, si potrebbe pensare di ristorare completamente i pathway on e off, quindi utilizzando dei tool optogenetici che invece sono in grado di iperpolarizzare la cellula, come allorodopsin oppure channel rhodopsin modificate, si può pensare di andare a iperpolarizzare queste cellule in modo da avere entrambi i pathway. D'altra parte è stato osservato che almeno nelle prime fasi della patologia i fotorecettori in realtà sono ancora vivi, l'unica cosa che perdono è l'articolo esterno, quindi effettivamente non sono più non riescono più a effettivamente fare la trasduzione del segnale luminoso in segnale elettrico, ma ci sono ancora, e quindi in teoria uno potrebbe andare a trasfettare quelli e trasformare l'articolo interno in antenna per la luce e mantenere quindi tutte le possibili computazioni retiniche. Inoltre, un anno e mezzo fa è stato aperto un clinical trial per l'utilizzo di channel rhodopsin per il momento sono alla ricerca di candidati, e quindi vedremo questa storia come andrà avanti nel prossimo futuro. E quindi il sistema visivo è effettivamente complesso, lo sono le sue patologie ovviamente, però forse qualcosa può essere fatto. E grazie mille dell'attenzione. Ti faccio subito una domanda a lampo veloce: che tipo di vettori virali venivano utilizzati in questi adenoassociati, e la trasduzione come veniva fatta?
Allora, iniezione principalmente sono intravitreali. Okay. E questo è il motivo per il quale nel metodo senza, in cui non vengono utilizzati tropismi particolari, effettivamente vengono targettate principalmente le cellule gangliari, perché la membrana limitante interna fa da spugna per il vettore. Se si volesse pensare di targettare le cellule della retina interna, bisognerebbe fare comunque delle iniezioni subretiniche e quindi cambiare effettivamente approccio. Che praticamente si fa un'iniezione tra l'epitelio pigmentato e il fotorecettore, si crea un piccolo distacco di retina, però che viene recuperato, e questo permette una trasduzione delle cellule della retina più interna. Capito. E strategie invece di detargeting, per esempio con mettendo nel vettore target di microRNA magari studiati a livello delle popolazioni retiniche, non esiste niente di questo? Allora, se tu sappia, cioè, se ho capito, tu dici utilizzare, cioè, al posto di utilizzare una regolazione sulla base del promotore, utilizzare un detargeting post trascrizionale mettendo sull'mRNA, cioè una cosa che si fa più che altro in campo oncologico, così sta abbastanza prendendo piede. Allora, guarda, non ho visto nulla in proposito. In realtà nei paper che ho letto ce ne sono stati svariati, poi ho preferito presentare solamente questi concerne rhodopsine, che c'erano anche altri tool optogenetici che possono essere utilizzati. In effetti tutti si pongono il problema di come andiamo a targettare le altre cellule, quindi immagino che una via in questo senso non sia stata ancora trovata. Comunque, magari adesso stanno facendo RNA-seq single cell di queste cellule, quindi magari scopriremo tutto e si potrà trovare qualcosa di, per permettere appunto un targeting più specifico. Grazie mille. Grazie. Domande? Vai, Alessio. Allora, due cose. Innanzitutto vabbè, abbiamo visto quindi la possibilità di targettare le cellule ON e quindi ripristinare solo questa via. Intanto mi chiedevo, così in maniera un po' forse fumosa, comunque, come ti aspetti che sia una vista basata solo su centri, appunto, campi ricettivi con centro ON? E secondo, il fatto che non ci sia amplificazione, perché è comunque un canale, quindi non ha una catena di trasduzione che amplifichi questa, appunto, l'arrivo del fotone, come viene risolto? Allora, E allora, una visione solamente ON, non è facilissimo da immaginare, però visto che i centri ON e OFF sono principalmente responsabili comunque della discriminazione, del contrasto, immagino che in un caso è come se vedessimo il contrasto sul nero e in un altro caso il contrasto sul bianco. Infatti, di sicuro questo va, avere solamente uno dei canali va un po' ad alterare l'acuità visiva, ed è stato osservato anche in macaco, mi pare, in cui veniva spento selettivamente il canale ON utilizzando una tossina che si chiama PB, che va a targettare specificamente appunto la sinapsi ON, e queste scimmie avevano un drop nella capacità di discriminazione. Inoltre, quello che mi viene da pensare è che comunque questi, anche con altri approcci che sono per esempio prostetici, in cui viene utilizzata una protesi che va a stimolare trasformando tutto, diciamo, in ON, comunque questi pazienti sono più sensibili a leggere bianco, cioè le scritte bianche sul nero, quindi è come se un po' si perdesse, si vedesse il contrasto solo da un punto di vista, volendo. Almeno questo è quello che posso
in qualche modo immaginare. E invece per la questione dell'amplificazione, questo sì è un problema, perché il segnale visivo è un segnale che la cui trasduzione determina una grossa amplificazione del segnale, che vuol, cioè, noi effettivamente siamo sensibili a un singolo fotone. Se se opportunamente diciamo abituati al buio, siamo sensibili a un singolo fotone, e questo è possibile perché abbiamo dei sistemi di amplificazione. Chiaramente Channel Rhodopsin non ha questo, perché è solamente un canale che permette il passaggio di ioni. Quindi da una parte è necessaria un'overespressione del canale, d'altra parte probabilmente saranno necessari dei tool per amplificare il segnale luminoso, e questo potrebbe creare danni, anche perché comunque Channel Rhodopsin è sensibile alla luce blu, che è altamente energetica, quindi ed è un po' fototossica fondamentalmente. E quindi gli approcci, innanzitutto c'è il tentativo di passare a una Crimson Rhodopsin, che invece è sensibile a luce rossa, che è un po' meno tossica, o di utilizzare dei tool che siano in grado di amplificare il segnale. E diciamo, il primo che è stato utilizzato è la melanorodopsina, che in realtà è un pigmento della nostra retina, di cellule particolari che sono cellule gangliari intrinsecamente fotosensibili. E quindi questo ha permesso un'amplificazione. Poi ci sono state anche chimere, è stato ingegnerizzato questo questo recettore per permettere appunto un miglioramento delle prestazioni della proteina. Oh no, una domanda veloce su quanto detto riguardo al trial clinico. In quanto comunque, ricollegandomi velocemente a quello che ha detto Alessio, c'è ovviamente una grande perdita di computazione, e nell'uomo una persona viene considerata cieca anche se ha soltanto mancanza di coni. Quindi ovviamente, intanto, sul tipo tutta la convergenza visiva sulla macula va a targettare una porzione di retina nella quale le cellule gangliari, ad esempio, sono completamente assenti. Quindi comunque c'è una grandissima perdita anche proprio di segnale stesso. Quanto pensi sia possibile che possano recuperare, a parte una discriminazione del livello luminoso, in quanto anche discriminazione poi corticale di forma, oggetti, direzione, persone in cui è stata reintrodotta una rhodopsina? Allora, se pensi che semplicemente approcci prostetici determinano un recupero molto molto basso, e loro hanno, e comunque le protesi sono dei microarray di elettrodi che vanno a stimolare direttamente le cellule diciamo della retina che sono sopravvissute, e in maniera abbastanza massiccia, e questo comunque determina è necessario comunque un adattamento del paziente, e comunque l'effetto è basso. Il problema sì è che anche c'è il rischio che queste persone vedano essenzialmente la luce nella stanza e basta. E, però d'altra parte un altro problema è che si sono anche posti, è io vado a fare la mia iniezione intravitreale e vado a traspettare le mie cellule gangliari, e Channel Rhodopsin mi va a finire nell'assone che è spostato così. E quindi io cosa vedo? Sì, sono dei problemi che si dovranno affrontare e si potranno vedere solamente con il trial clinico. Io, mio modestissimo parere, e non essendo effettivamente nel campo, auspico un approccio più cellula specifico, e l'utilizzo di magari appunto questi tool di cui non vi ho parlato, che permettono un'amplificazione del segnale già. Poi chiaramente magari anche l'utilizzo di occhiali, goggles, che permettono di amplificare ulteriormente il segnale luminoso. Invece nel topo la tipo colonizzazione delle porzioni corticali in seguito al reinserimento di Channel Rhodopsin è stata studiata, è stata... Allora, no, colonizzazione di, cioè nel senso intendi dire... Arrangiamento e... E allora, vabbè, questi topi hanno comunque una retina, hanno una corteccia visiva imprintata, perché la cecità occorre dopo 3 settimane circa, e comunque hanno dei potenziali visivi evocati, come ho fatto vedere nel ratto in realtà. Per quanto riguarda proprio plasticità, non che io sappia.
Grazie mille a Maria Claudia per gli interventi. Chiudiamo con Samuele, che ci farà vedere come una malattia come quella di Wilson può essere sfruttata per approcci di biologia molecolare anche a fini terapeutici. Quindi a destra va avanti. Ok, perfetto. Allora, buona serata a tutti. Io mi chiamo Samuele Cannas e sono allievo del secondo anno del settore di scienze mediche presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Questa sera noi parleremo della malattia di Wilson, delle sue basi genetiche e dei moderni approcci per andare a curare questa patologia anche abbastanza sconosciuta. Ora, partiamo in primo luogo dalla sua definizione. Che cos'è la malattia di Wilson? È una malattia autosomica recessiva, legata appunto alla mutazione di un gene che si chiama ATP7B, il quale codifica per un trasportatore del rame. Quindi la patologia in quanto tale emerge perché si ha un eccessivo, non giustificato accumulo di rame a vari livelli e in vari distretti. Ora, perché studiare questo tipo di patologia? Fondamentalmente per due motivi. Perché tramite questa patologia possiamo comprendere come per esempio il metabolismo del rame possa essere esplicato, cosa che non è perfettamente nota, e in secondo luogo perché ci sono alcune regioni nel quale la prevalenza, anzi la penetranza di questa patologia, che solitamente si aggira intorno a 1 ogni 30.000, diventa invece particolarmente ingente. Per esempio in Cina si arriva a 1 ogni 7.000, per esempio in Sardegna si arriva a 1 ogni 5.000. Per cui è interessante valutare un attimo perché avviene questo e come quindi poterla curare. Ora, la prima cosa da capire è come si manifesta la malattia di Wilson. Allora, ci sono tre grandi tipi, tre grandi classi di sintomi. In primo luogo si ha una patologia a livello epatico in circa il 40% degli individui. Solitamente la patologia colpisce individui in fase adolescenziale o preadolescenziale e tra uomini e donne è nell'uomo che per primo appunto compare la patologia a livello epatico, perché nella donna abbiamo differenti assetti estrogenici e quindi si ritarda la composta della patologia stessa. Com'è possibile? Semplicemente si va ad accumulare del rame. Il rame può avere tanti effetti, per esempio la ceruloplasmina è una proteina la quale presenta del rame ed è fondamentale per andare a ossidare il ferro dallo stato 2+ allo stato 3+. Ora, se c'è troppo rame, non funziona la ceruloplasmina, quindi è presente ferro ridotto e per esempio per l'azione di Fenton reagisce con perossido di idrogeno e si libera radicale idrossilico e quindi in questo modo abbiamo tanti effetti mutageni. Il circolo è vizioso perché a sua volta poi il fegato non può a sua volta far sì che ci sia una corretta escrezione di rame e quindi il ciclo ritorna da capo. Ovviamente se non funziona correttamente il fegato si possono avere effetti anche a livello renale, quindi si ha una mancata escrezione di rame a livello urinario e quindi si accumula a sua volta rame e quindi il ciclo ricomincia da capo. Quali sono gli effetti? O morte, oppure si va a trapiantare direttamente il fegato. E infatti vediamo sulla destra un esempio di un fegato, il quale risulta essere cirrotico, di un paziente wilsoniano che chiaramente non risulta essere recuperabile. Ora, il secondo invece tipo di sintomi che si possono avere sono sintomi a livello neuronale oppure comportamentale, per esempio distonia, per esempio anche tremore, tant'è vero che si hanno sintomi simili parkinsoniani, cioè una difficoltà di cercare di capire appunto se il paziente inizialmente ha il Parkinson oppure per esempio la malattia di Wilson. Infatti vedremo che la difficoltà fondamentale per quello che concerne Wilson è cercare di capire come effettivamente diagnosticare la patologia. Una terza classe di sintomi sono sintomi leggermente più generali. Interessanti sono questi anelli di Kaiser-Fleischer, che sarebbero dovuti all'accumulo di rame a livello di una degli strati della cornea, la neurona del Descheme, il quale è quasi sempre predittivo della malattia di Wilson. Attenzione a questo quasi, perché invece risulta essere sempre predittivo della colestasi, cioè non funzionano correttamente, si ha un'ostruzione delle vie biliari, per cui se si ha l'anello di Kaiser-Fleischer bisogna capire se ha colestasi o se ha malattia di Wilson, non sempre risulta essere chiaro. Ma perché si manifesta la malattia di Wilson? Sicuramente la base è genetica. Come detto prima, si va a mutare la ATP7B, che presenta tanti domini. Quello che dobbiamo ricordarci è che tra tutti questi domini sono importanti quegli 8 domini transmembrana. Di questi 8 domini, 4, gli ultimi 4, sono simmetrici. La simmetria può essere diedrica o tetraedrica, dipende appunto come lo si vede. E tramite delle fosforilazioni a livello del substrato si può creare una sorta di canale per il rame, il quale permette appunto la traslocazione del rame a vari livelli. Dove? Ecco qua il sistema un po' si complica. Perché?
perché il RAM risulta essere trasportato a livello sistemico in vari modi. Per esempio l'albumina, con una istidina in posizione 3, può legare del RAM, e ricordiamoci questa istidina perché ritornerà in alcuni tipi di trattamenti per questa patologia. Oppure la semplice ceruloplasmina può andare a trasportare il RAM a vero livello. Una volta che poi raggiungo la membrana, devo far sì che il RAM penetri dentro, supponiamo un epatocita. Come posso fare? Ci sono i trasportatori, per esempio CTR1, CTR2 e quant'altro. Interessante è il glutatione. Il glutatione è uno scavenger non enzimatico, il quale in alcuni casi, da un punto di vista fenogeneticamente antico, può traslocare alcuni aminoacidi dentro la cellula. In questo caso il glutatione può, tramite gamma transglutationilazione, far sì che in effetti anche il RAM possa penetrare dentro l'epatocita. Dentro l'epatocita ci sono tanti differenti percorsi che possono essere perseguiti. Il più importante è quello di ATOX1. ATOX1 trasporta il RAM nel transgolgi e qui si appunto va a collocare la TP7B, che può fare tante cose. Può o coniugare il RAM dentro la ceruloplasmina e quindi la mette in circolo, oppure se è presente troppo RAM può andarlo a veicolare nel pathway lisosomiale e quindi può andarlo a questo punto a eliminare tramite la via biliare. Quando io vado a mutare la TP7B, l'ultima porzione, cioè l'ultima parte della via biliare, non funziona più correttamente. Quindi c'è un eccessivo accumulo di rame e quindi conseguentemente problemi a vario livello. La TP7B è espressa a livello epatico, a livello renale, a livello encefalico, a livello placentale, polmonale, cardiaco, quindi tutta una serie di sintomi sistemici collocabili a vari livelli. Per la cronaca esiste anche una TP7A, la quale invece è fondamentale per l'assorbimento di rame a livello intestinale, però la sua mutazione origina un'altra patologia, quella di Menkes, che però non ci riguarda in questo contesto. La domanda adesso è la seguente: noi abbiamo visto tutto quello che va a determinare la malattia di Wilson, ma come la possiamo diagnosticare? Ora, in linea di massima medicina, queste sono queste tabelle complesse, vuol dire che ben poco si è capito, e in effetti questa è la risposta corretta. Cioè, noi possiamo misurare tanti parametri, ma nessuno risulta essere predittivo al massimo grado, perché che concerne la patologia. Cioè, potremmo misurare, per esempio, la concentrazione di ceruloplasmina a livello del siero, però la ceruloplasmina può trovarsi sia legata al rame che non legata, si parla di apo o alo ceruloplasmina, noi non possiamo distinguere tra le due forme, quindi come poter capire se effettivamente la concentrazione di rame sia dovuta alla presenza di molta apo o molta alo ceruloplasmina? Non si sa. Si potrebbe andare a valutare la presenza di rame nelle urine, però in alcuni, abbiamo detto che la patologia si trova in fase preadolescenziale, e solitamente i bambini vanno a scendere più, cioè vanno a eliminare tramite l'urina più rame rispetto al normale. Quindi come poter capire se hanno Wilson oppure un normale effetto fisiologico? Non si sa. Potremmo valutare appunto quanto rame è presente a livello rame libero presente a livello del siero oppure anche a livello epatico, ma anche in questo caso non avremo dei dati predittivi al massimo grado. Potremmo vedere se sono presenti dei anelli di Kaiser-Fleischer, però anche in questo caso, come ho detto prima, sono quasi sempre predittivi, per cui potrebbe essere una colestasi. Quindi in linea di massima non si sa come fare. Solitamente si vanno a prendere tutti questi fattori, li si dà un valore relativo, si sommano i vari valori relativi e si ottiene un punteggio, una scala, massimo grado è 6, se sia 6 allora vorrà dire che forse è presente la malattia di Wilson. Tanto è vero che in Cina, dove appunto la patologia sta riscuotendo particolari problemi, si sta cercando di trovare un nuovo meccanismo diagnostico basato sugli aplotipi, cioè vado a vedere se questo tipo di mutazione è quasi sempre associata ad altre mutazioni più facilmente individuabili e quindi in questo modo posso andare a sperare di individuare la patologia. Infatti, se io vado ad agire sulla patologia dopo circa un mese dai primi sintomi, posso curare il paziente. Se passano 6 mesi, il problema è già più grave. Noi, con le nostre tecnologie, siamo in grado di diagnosticarla dopo un anno. Quindi possiamo capire che in effetti ben poco si può fare quando appunto la si va a individuare. Cosa si può fare? Allora, ci sono trattamenti classici, ovvero io vado a chelare il rame. Lo posso chelare in vari modi, tramite dello zinco, tramite la trientina, tramite la dipenicillammina, ma in realtà questi tipi di processi e questi tipi di sostanze sono tossiche nel lungo tempo, per cui si può utilizzarle, ma se il paziente è già destabilizzato non posso avere un effetto salvifico complessivo. Interessante è l'ultimo caso, c'è il tetraidromolibdato, di quale cosa può fare? Può andare, questo funziona molto bene nei bambini ma non negli individui, negli adolescenti. Interessante perché prima ho detto che l'albumina può trasportare appunto il rame tramite una istidina. Ecco, questo tetraidromolibdato può in qualche modo emulare l'effetto dell'istidina e quindi strappare in qualche modo il rame dalla ceruloplasmina e quindi in questo modo andare a ridurre la sua concentrazione.
Ora, i trattamenti però più drastici sono i seguenti. O si fa un trapianto di fegato, il che è particolarmente pericoloso, in quanto il fegato è un intimo rapporto con la vena cava inferiore. Per cui se io vado ad asportare il fegato, posso o tagliare parte della cava inferiore oppure lasciare un pezzo di fegato attaccato alla cava inferiore. Quindi un processo abbastanza complesso e non sempre risolutivo. Le due interessanti strategie ideate, sempre in Cina, sono appunto quelle che vedete a destra e in basso, cioè agenti chelanti particolari e il sistema CRISPR-Cas9. Ora, agenti chelanti particolari cosa vuol dire? Beh, se pensate a come agisce l'anidride carbonica, lì è presente dello zinco, il quale è stabilizzato tramite delle istidine che vanno a incrementare il sistema delocalizzato e di risonanza. Quello che si può fare è si può creare una struttura simile tramite lo zinco che possa strappare anch'essa dalla celluloplasmina stessa il rame e quindi così abbassarne la concentrazione sistemica. La cosa però più interessante che questo ultimo processo che ho descritto funziona ancora una volta molto bene nei bambini, ma non in adolescenti. Un sistema che però si sta rivelando particolarmente funzionale è l'ultimo, CRISPR-Cas9. Cosa vuol dire? Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Cioè, quello che succede è che anche il batterio in realtà presenta una sorta di sistema immunitario. Cioè, quando entra in contatto con un virus, può, possiamo dire, preservare una memoria immunologica del patogeno che l'ha infettato. Così che quando questo possa ricomparire ulteriormente, il batterio sappia che quel virus l'aveva già conosciuto e attiva una endonucleasi, che è Cas9, che lo possa appunto eliminare. Quello che si può fare è andare a rimuovere specificamente l'ATP7B che è stato mutato e fornire come stampo la forma non mutata. In questo modo quindi, tramite NHJ, cioè vado a ricombinare le estremità utilizzando però come stampo la copia non mutata e quindi posso così andare a eliminare la copia mutata e cercare di risolvere alla radice il problema. E questo tipo di processo sta in effetti avendo buoni risultati. Diciamo che il problema di fondo è il seguente: finché non si andrà a elaborare una tecnica diagnostica efficace, tutti questi vari tipi di trattamenti sono sì utili, sono sì funzionali, ma sono poco efficaci quando noi possiamo diagnosticare la patologia dopo appunto un anno. Quindi speriamo che forse i cinesi, che stanno così dedicando intensamente a questo tipo di studi, possano elaborare un metodo diagnostico e tramite quello poi, tramite questi trattamenti, si potrà effettivamente andare a curare forse in maniera decisiva questo tipo di patologia. E con questo concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche a Samuele per questa ultima presentazione e vediamo se ci sono delle ultime domande per la serata. Giusto una curiosità, quando parlavi di popolazioni a maggior rischio, questo rischio è stato valutato al netto della presenza magari di rame nella dieta o come contaminante ambientale oppure senza tenere conto? No, è stato basato su quelli che sono stati i casi conclamati fondamentalmente. Cioè si è valutato tra tutti quei pazienti che avevano questo tipo di sintomatologia, andando a escludere per esempio che potesse essere, non so, all'inizio un Parkinson, potesse essere un'epatite fulminante. Una volta fatto questo si è visto che nessuno di questi specifici sintomi potevano essere ascritti a epatite fulminante o quant'altro, e quindi si è andato a fare uno screening genetico, si è capito che c'era appunto gene mutato. Cioè non c'è un modo univoco con il quale dire quel paziente ha la malattia di Wilson. Non è possibile stabilirlo, quindi la penetranza è stata valutata in base ai tassi, al numero di pazienti che è stato conclamato presente nella patologia stessa. E le popolazioni sono appunto popolazioni appunto chiuse, come per esempio la Sardegna, come per esempio la Cina, dove c'è stata poca mescolanza dal punto di vista anche genetico, e questo forse giustifica perché la penetranza in quei casi risulta essere così bassa. Qualche altra curiosità, qualche altro appunto? Nel paziente con malattia di Wilson, gli indici di colestasi sono comunque aumentati o rimangono comunque nella norma? Cioè gamma GT, ad esempio, eccetera. Risultano essere abbassati. Sono abbassati, quindi la combinazione di analisi di Kaiser-Flesher con livelli abbassati di gamma GT, eccetera, non potrebbe quantomeno far pensare alla malattia di Wilson, perché comunque se ci fosse effettivamente colestasi e anello di Kaiser-Flesher, ci sarebbero comunque gli indici aumentati. Sì, il problema è che ci possono essere, una cosa che non ho voluto approfondire, può succedere anche questo, può capitare che un accumulo eccessivo di rame, non dovuto per esempio alla patologia di Wilson, vada a indurre anelli di Kaiser-Flesher. Ora, nel momento in cui si danno degli agenti chelanti, io posso andare a rimuovere il rame dalla membrana del Descemet, sparisce l'anello di Kaiser-Flesher, però
In quel caso, quello che succede è che se fosse presente la patologia di Wilson, io avrei fatto sparire gli anni di Kaiser-Flusher, ma la patologia permarrebbe. Per cui il problema è che non è predittivo l'anosi Kaiser-Flusher, oltre alla colestasi, anche perché nel momento in cui questo sparisce, dal punto di vista clinico, il paziente sta degenerando ulteriormente. Cioè io ho rimosso il rame a livello della cornea, ma si continua ad accumulare a livello epatico, per cui alla fine avrò sempre una cirrosi o una steatosi epatica e quindi avrò sempre il quadro clinico conclusivo. Quindi non è predittivo per questo, perché non sono sempre presenti a livello della malattia di Wilson, e anche se sono presenti possono poi sparire, e in realtà è un sintomo falso, perché spariscono ma la condizione si sta aggravando. Qualche altro? Faccio un attimo. Sì. Faccio prima. Volevo fare una domanda che forse è un po' ingenua, ma trattandosi di malattia genetica, non si può semplicemente andare a vedere se c'è il gene mutato e quindi andare a vedere se appunto c'è la malattia? Anche un'altra cosa, siccome è autosomica recessiva, con un'anamnesi abbastanza accurata, non si può prevedere o comunque nel momento in cui si ha un minimo sospetto diagnostico andare poi ad intervenire prima che si manifestino i sintomi più gravi? Ok, il problema è che non si ha il minimo sospetto diagnostico. Cioè, se ti si presenta un paziente che ha dei tremori o che si sta muovendo in maniera abbastanza strana, tu pensi subito che sia presente un Parkinson. Se tu c'è un paziente che, non so, diventa leggermente giallo e c'è un'analisi di Kaiser-Flusher, tu pensi che ha una colestasi. Cioè, il problema è che si pensa solamente alla fine che possa essere la malattia di Wilson, in quanto è veramente molto molto rara. E per di più andare a fare uno screening genetico costa molto, e più che altro non si pensa proprio a questo. Io, quando sono un medico e mi viene un paziente con quel quadro clinico, penso a tutt'altro. Solamente per esclusione alla fine dico, ah, forse allora potrei avere la malattia di Wilson. Quindi il problema risulta essere questo. Sì, sarebbe opportuno, sarebbe la cosa più semplice fare uno screening genetico, ma io medico, quando mi viene il paziente, non posso fare subito lo screening genetico, devo agire in maniera molto più rapida, molto più efficace, e agisco per quello che mi sembra essere la patologia principale, cirrosi epatica, problemi parkinsoniani e quant'altro. Sì, esatto. Il problema è che proprio non si sa, neanche nel contesto della stessa famiglia. Si può dire, ah, questa è una famiglia tipicamente parkinsoniana. In realtà è la malattia di Wilson. Il problema è che non si sa proprio questo, cioè non ci sono dei database che giustificano effettivamente e che vanno a creare delle vere e proprie alberi genealogici che dimostrino appunto e giustificano questo tipo di patologia. Sì, secondo me, se posso aggiungere solo una cosa, è che per esempio un medico in Sardegna deve comunque considerare la prevalenza, la penetranza, quello che tu hai detto, e comunque obiettivamente l'incidenza di colestasi in un paziente pediatrico adolescenziale, quanto può essere da cause come la cirrosi o non so, calcolosi biliare a livello coledocico, cioè comunque sono evenienze rare e ci va va comunque, è fondato un sospetto di condizione rara come può essere questa qui, una cirrosi biliare primitiva, cioè comunque condizioni non proprio comuni come quella di cui stiamo parlando. Faccio fare la domanda a Alessio e poi ti chiedo una cosina. È la stessa. Ah, ok. Se posso ti volevo chiedere, per quanto riguarda l'approccio CRISPR-Cas9, come è organizzato? Cioè, nel senso, vanno veicolati in situ? Cioè è un approccio in vivo? È un approccio associato al trapianto? Come è organizzato? Allora, è stato, in primo luogo, è stato per la prima volta utilizzato su un approccio in vitro. Si è visto che in vitro funzionava. Poi si è cercato allora di, visto che solitamente si può fare un trapianto di fegato, si è andato a prendere cellule epatiche, applicare questo trattamento su queste cellule epatiche in vitro, ottenere frammenti di tessuto da trapiantare poi nel paziente per vedere poi se effettivamente se potesse funzionare. Quindi non è stato fatto direttamente sul paziente, prima in vitro e poi trasposto sul paziente. Cioè, comunque è un trapianto di fegato parziale? Sì, sì, sì. Non totale, ma parziale, sì. Ok. E poi, se posso aggiungere, cioè ci sono altre domande? Sì, se si può tornare alla slide, una delle prime.
Vai. Quella dove hai accennato, ecco questa qui. Tu avevi detto che a un certo punto l'escrezione renale di rame diminuisce quando viene eccessivamente sequestrato a livello del fegato, che c'è un accumulo in sito. No, aumenta. Lì diminuisce, cioè c'è la less renal excretion, ok, vedi lì sotto. La causa però è la sindrome epatorenale, cioè nel senso, quando tu hai una ridotta escrezione di rame in un paziente del genere, cioè devi considerare che il fegato è cirrotico, hai un'ipertensione portale che ti porta a un'insufficienza renale che è funzionale. Cioè quindi, se sei in questa fase in cui tu hai il tuo paziente col sospetto che ha sempre avuto un'escrezione urinaria di rame molto elevata, che a un certo punto ti si abbassa improvvisamente, cioè ti devi preoccupare perché lui è un'insufficienza renale, è una sindrome epatorenale, hai un aumentato vasodilatazione splancnica che riduce l'apporto ematico ai reni. I reni potenzialmente, se gli ridai il sangue, funzionano ancora, ma devi intervenire velocemente. E in questi casi un approccio così innovativo come una terapia genica, un trapianto, è impensabile. Qua devi fare un trapianto di fegato appena ce l'hai disponibile, e se l'insufficienza renale da funzionale sta evolvendo verso la forma organica, quindi ischemica, così devi associare necessariamente il trapianto fegato-reni, perché sennò il paziente fa la dialisi a 15 anni, non va bene. Questa era una cosa secondo me abbastanza importante da considerare, solo per quello da aggiungere. Sì, Samuele, io avevo una domanda proprio rapidissima che puoi liquidare in un secondo su paragone costo-beneficio delle due ipotesi terapeutiche che tu hai proposto. Federico ti ha fatto questa domanda sul CRISPR-Cas, ma a tuo parere, insomma, sicuramente ti sarei documentato più approfonditamente, secondo te cosa converrebbe di più sviluppare, l'approccio col chelante o l'approccio che ha questi problemi di lentezza di veicolare con il vettore di ex vivo del CRISPR? Allora, l'approccio più immediato e più funzionale è quello col chelante. Il problema è che però non può essere utilizzato per troppo tempo perché è tossico. Quindi, secondo me, dipende dalla rapidità con la quale si va a diagnosticare la patologia. Se la si diagnostica in una maniera abbastanza rapida, sicuramente il chelante. Se però questi non possono essere più utilizzati, a questo punto non c'è altra soluzione che utilizzare o un trapianto direttamente di fegato, oppure CRISPR-Cas9. Altre curiosità? È stato il No, ok. Allora chiamo Giuseppe e Alessio se vogliono dire qualche parola conclusiva. E grazie ancora Samuele per la bella presentazione. Sì, ci siamo. Ragazzi, grazie a tutti, grazie per esservi fermati fino a quest'ora. Mi scuso a nome di tutti per il quarto d'ora di ritardo che abbiamo fatto, ma in realtà È tutto calcolato perché è il quarto d'ora accademico che ci siamo lasciati all'inizio della serata. Quindi mi auguro che tutti gli interventi siano stati di vostro gradimento e soprattutto mi auguro che tanto da parte dei medici quanto da parte dei biologi sia stato possibile seguire gli interventi delle controparti. Io personalmente, sulla scorta degli studi di neurofisiologia che sto affrontando adesso, sono riuscito a seguire abbastanza bene i loro interventi. Mi auguro che per voi sia stato lo stesso e adesso passo la palla al caro Alessio se vuole concludere in bellezza. No, anch'io condivido sicuramente la globale impressione positiva di questo primo incontro e spero che questo rimarrà il tono anche negli incontri successivi. Ringrazio tutti i partecipanti e vi auguro buonanotte.